Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Ciao a tutti quanti. Allora, siamo ancora qui per la settimanale trasmissione di magia stregoneria paganesimo. Prima di iniziare vi dico subito che la trasmissione della sera parlerò un po' dei condizionamenti delle madri nei confronti delle figlie, più madri e figlie che altro, più alcune disgrazie che questo comporta proprio all'interno della devastazione sociale, proprio per mettere in luce il principio pagano secondo cui noi siamo responsabili del futuro che andiamo a costruire, siamo sempre e comunque responsabili. Per cui questa sera farò una trasmissione, mi servirò di un articolo che ho trovato su un giornale e di altri articoli insomma vari, per cui per questa sera quello sarà l'argomento. Francesco, 20 giovedì 27, diciannovesimo dibattito di magia stregoneria e paganesimo, la via occidentale a conoscenza marostica, l'appuntamento è via Montello 66 sulla statale che da Bassano porta a Marostica, o da Marostica porta a Bassano, comunque è località marostica. Diciannovesimo dibattito lo facciamo di giovedì perché venerdì non posso, sapete, sono andato in fabbrica, faccio il turnista e purtroppo mi devo adattare ai turni, è una settimana e mezza che lavoro circa in fabbrica e settimana e mezza che lavoro in fabbrica non puoi chiedere permessi, non puoi chiedere niente, per cui scordatevelo. E siccome dobbiamo necessariamente finire il ciclo, sì, anche perché appunto il nostro programma era proprio di terminare con luglio, esatto, dobbiamo per forza terminare, non ci sono niente da fare, e parleremo dell'argomento dell'intento. Io mi auguro che le persone facciano uno sforzo per venire, insomma, almeno mi auguro, insomma, comunque va bene, se no non fa niente. Facciamo il dibattito per quelli che vengono. E naturalmente salterò la pizza, se qualcun altro vuole fermarsi a mangiare la pizza o chiacchierare può farlo, io comunque subito dopo dovrò scappare via. L'argomento è l'intento, nell'intento parleremo proprio dei mondi nei quali agiamo, fra i quali il mondo del tempo, che è un mondo molto particolare in cui agiscono gli stregoni, e l'importante è che abbiate l'idea dell'esistenza di questo mondo, perché è il mondo in cui si esprime volontà, oltre all'intento in tutte le sue varie espressioni, insomma, c'è l'intento nel mondo della ragione, l'intento nel quotidiano, le intenzioni, c'è l'intento assoluto, insomma, c'è l'intento come divinità, parleremo un po' di tutto. Francesco, sì. Questo è l'appuntamento per giovedì 27, ma so che Francesco ha un'altra novità, che ricordando questo è il ciclo di magia stregoneria e paganesimo, vi adesso lascio la parola a Francesco. Sì, beh, appunto, io ho visto che noi, nell'occasione che appunto Claudio non poteva per motivi di turno rispettare il calendario delle conferenze appunto per venerdì, domani praticamente, visto che domani è il solstizio d'estate e di conseguenza cadeva giusto dal punto di vista astronomico appunto con la festività, con una festività antica come quella del solstizio d'estate, abbiamo deciso di festeggiarlo sul Monte Summano, e logicamente chi vuole partecipare deve comunicarcelo. Io do il mio numero di cellulare che è 338 319 7720, o se no può anche scrivere ai vari indirizzi di email che sono su internet o anche alla mailing list e può averne le informazioni. Comunque l'annuncio del solstizio sul Monte Summano è stato fatto anche su internet, di conseguenza qualcuno può recuperare quelle informazioni. Non diamo per i classici motivi, non perché sia qualcosa di particolarmente cruento o violento, il luogo preciso dell'incontro, perché come sempre i cattolici farebbero di tutto per impedire che questo avvenga. Cioè, basta pensare che ci impediscono di fare anche le conferenze a Marostica, nonostante le nostre richieste, le nostre pressioni fatte sul sindaco di Marostica. Il sindaco di Marostica ha sempre preferito non darci, non risponde, ha sempre preferito, no, hanno risposto, erano disposti che li portassimo in tribunale pur di non darci la sala, hanno detto che solo il fatto di aver annunciato che avevamo richiesto la sala avevamo provocato allarme, e di conseguenza di battaglie e di conseguenza di allarmi appunto sono sempre stati eccessivi, e noi vogliamo svolgere la nostra attività non abbia nessun problema di che venga svolta anche in pubblico. Il problema è che la mancanza degli spazi che soprattutto i cristiani con la loro volontà inquisitoria hanno verso tutte quante le religioni è quello di impedire di manifestare il loro pensiero, è quello di sottrarre spazi di dibattiti, quello di sottrarre spazi a disposizione dei cittadini, perché logicamente quando si introduce... Come fanno a stuprare bambini se non i cristiani?
Sì, beh, d'altronde i cristiani nella versione cattolica cominciano a comprendere che alcune cose stanno cambiando, soprattutto che comincia ad esserci una percezione anche in ambiti politici, fra virgolette, di una certa situazione. Una dimostrazione l'abbiamo data anche, ad esempio, per chi è su internet, con l'articolo di Giovanni Sartori, che è un politologo, di cui io non condivido molte delle idee politiche, però l'analisi che ha fatto sul discorso della FAO e soprattutto un'ulteriore lettera che ha fatto, in cui dice chiaramente che la responsabilità della povertà, dei morti per fame, è nella Chiesa Cattolica, e casomai dopo, se c'era spazio nella segna stampa, lo andremo a accennare, e questo dà la dimostrazione che anche si comincia a percepire qual è il livello e la gravità di influenza che ha la Chiesa Cattolica all'interno dell'Italia, e di conseguenza si crea qualcosa che è veramente grave, cioè nel senso che si va a impedire una società di organizzarsi in maniera libera. E logicamente noi in Occidente andiamo ancora bene, in situazioni in cui la povertà è più forte, come in Sud America, come in Africa, i morti per fame saranno migliaia, e poi logicamente questi morti per fame o i bambini bisognosi verranno utilizzati per chiedere l'8 per mille. Certo, tornando sul discorso, per domani, per chi è interessato, sappia che sul Monte Sumano si girerà il sortizio d'estate. Chi vuole informazioni o telefona, c'è il numero di cellulare che ho dato, o si fa video tramite internet con un'email, e il luogo di ritrovo è abbastanza presto. Abbiamo calcolato che grosso modo tutto quanto durerà un 5-6 ore, se non di più, dopo dipende anche dalla volontà dei partecipanti. Perciò chi è interessato a celebrare in maniera pagana il sito d'estate, l'appuntamento è per domani. Il luogo di incontro non lo do, fatevi vivi per chi è interessato, anche perché appunto, non essendo una conferenza pubblica, non ha una funzione così determinante verso l'esterno, è soltanto un momento di ritrovo delle persone. Non c'è nulla di particolare, è soltanto di festeggiare questa antica festa in una maniera abbastanza tranquilla, ma che permette anche di ricordarla. Ricordo un'altra cosa, che appunto oggi è l'ultimo giorno per il pagamento dell'IRPEF, senza sovratassa, perciò vi ricordo l'8 per mille, perché come avrete notato stanno usando le immagini più commoventi, più triste, le persone più disgraziate, con noi messe peggio per volontà cristiana, perché ricordiamo che l'Africa è stata distrutta soprattutto per la volontà di tutti i monoteisti, perché ricordiamo che esiste una responsabilità ben precisa dei cristiani, ma in molte parti dell'Africa esiste anche una responsabilità del monoteismo di tipo islamico. Ricordiamo che sia i monoteisti cristiani, protestanti, e d'altra parte i monoteisti musulmani non sono mai creati il problema di rendere gli africani schiavi, e soprattutto di una schiavitù che era portata all'annientamento, alla soppressione, alla cancellazione. Giustamente qualcuno ha sollevato dal punto di vista cristiano l'affermazione di dire fa il cristianesimo è una religione utilitaristica. Quando significa che la religione è utilitaristica, significa che le cose possono essere utilizzate, quando non sono più vanno buttate. Io non sono di questa visione, cioè io penso che una società non deve essere basata su un concetto di utilità o di comodità, perché veramente è un concetto veramente materiale in cui le cose possono essere spese, ma d'altronde quando abbiamo un Dio, quando abbiamo delle divinità del tipo del monoteismo che possono annientare tutti, questo è scontato. Perciò quando qualcuno ha pensato benissimo di annientare l'Africa, l'ha fatto in modello del loro Dio unico, del Dio dei monoteisti, e il Dio dei monoteisti porta solo alla cancellazione delle culture. Di conseguenza hanno messo un intero continente in condizioni disperate e veramente vergognose. Sono fatti sì qualche piccolo mea culpa quando serviva, per ingannare le persone, per dare del fumo negli occhi o per raccontare qualche palla, però quelle immagini che hanno creato, quelle situazioni che hanno creato, quella povertà, quella campagna demografica veramente incredibile per creare bambini poveri, servirà dopo, quei bambini poveri, a chiedere il vostro 8 per mille. Perciò se volete dare qualcosa di concreto, dare una dimostrazione che si possono spezzare certe catene, perché ricordiamo che gli africani sono sì una condizione di libertà dalla schiavitù, ma le catene che li tengono ancora legati esistono ancora, e si chiamano missionari, che siano missionari cattolici, che siano missionari protestanti, sono sempre delle catene. E finché i missionari potranno influenzare la politica degli stati, finché paesi cattolici, cristiani e musulmani faranno le campagne per la demografia, noi avremo sempre maggiori poveri, e comunque ci sarà sempre occasione anche di affrontare questo problema, perché appunto Giovanni Sartori l'ha accennato con un paio di articoli su questo argomento. Allora, io voglio dire, se voi
volete togliere i motivi per la campagna dell'8 per 1000, non date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Va bene, Francesco vi ha detto tutto e anche di più. Allora, io adesso, cioè, abbiamo tutti gli articoli ormai messi via, ho migliaia ormai di articoli accumulati di cui non ve ne ho parlato perché non c'erano tempi, tempo comunque va sempre bene ritirarli fuori, insomma, quando sarà ora. Passiamo invece agli dei dell'antica Grecia, esattamente agli Inni Orfici, e passiamo a due divinità, una un po' più lunga, l'altra è brevissima, ed è Inno a Zeus. Siccome sono due aspetti dello Zeus, è Zeus folgoratore e Zeus lampeggiante, ricordo sempre che gli dei si esprimono in vari modi, e sia la folgore, sia il lampo della folgore, sia la luce, è sempre espressione di Zeus, è sempre espressione dell'atmosfera. Però è importantissimo non solo leggere l'inno e l'evocazione che facevano gli orfici. Vi ricordo che questi inni erano molto tardi, si calcola addirittura che siano sul terzo, quarto secolo dopo Cristo, insomma. Però vengono fuori da tradizioni infinitamente più antiche, talmente antiche che si è scoperto ultimamente, ho anche l'articolo preso dalla Repubblica, ma mi comprerò anche il libro della Valla appena, cioè il libro della Valla che veniva pubblicizzato in mezzo di questo articolo, che tutta quella che è la tradizione degli dei greci è infinitamente più antica di quanto si pensava. Cioè a Micene, a Creta, quando tutto ha preso fuoco, no? Ha bruciato ciò che poteva bruciare, non sono bruciate le tavolette d'argilla, però sulle tavolette d'argilla c'era scritto i registri di carico scarico delle navi e quello che serviva, no? Sono stati bruciati i papiri, cioè tutta la poesia, tutto quello che è la mitologia, tutto quello che è l'evocazione agli dei è andato completamente distrutto. Infatti si hanno i sigilli dei papiri, sono rimasti, cioè sono rimasti i sigilli, però è andato perso il papiro, per cui è andato perso quello. In ogni caso, dall'analisi che è stata fatta recentissimamente, proprio di questi giorni, Omero non sarebbe altro che uno dei vari cantori che ha sistemato le varie opere che giravano, ma queste opere erano infinitamente antiche. In realtà, come abbiamo visto anche con l'analisi di Dumezil, sono tutti lavori che arrivano dall'antica, dall'India. Cioè l'India praticamente attraverso tutte le migrazioni ha portato tutte queste leggende che appartengono ai Veda, appartengono a una mitologia che è ancora più antica. Ma d'altronde sai, gli antichi Grecia aveva un'espressione che era bellissima per dire che a loro non interessava quanto vecchi erano, perché la loro espressione diceva siamo più antichi della luna, cioè nel senso di dire, cioè che perché? Perché loro erano ricollegarsi alla vita, cioè nel senso la vita è alla base di questo universo, di conseguenza l'origine, se vogliamo chiamare origine, era la vita stessa, e infatti loro non dicevano, noi non veniamo da 5.000 anni di storia o da 2.000 anni, noi siamo più antichi della luna, cioè gli anni non si contano, perché nella vita gli anni non si contano. Infatti tutto quello che è stata anche l'analisi pseudostorica che è stata fatta, voler collocare quello che sono gli dei greci e una certa scala dell'evoluzione del pensiero astratto, in realtà è una cagata immane fatta da persone che non hanno nessuna idea di cosa sia cultura, cosa sia filosofia e cosa sia il rapporto dell'uomo davanti al mondo. Infatti si chiamano monoteisti, adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra e sono talmente pazzi da pensare che tutto il mondo abbia sempre adorato il macellaio di Sodoma e Gomorra oppure delle sue brutte copie, per cui sicuramente gli dei greci dovevano essere delle brutte copie del macellaio di Sodoma e Gomorra. Poi appare un Socrate come dal nulla che ma lui è Socrate, cioè. Arriviamo sempre a queste imbecillità che sono fuori di testa. In realtà, come già vi ho detto e ve lo ripeterò ancora, tutta la mitologia greca, ma anche il sistema romano, il sistema di tutto il Mediterraneo, non è altro che espressione di quello che è il rapporto fra l'uomo e il mondo. Chiaramente che sia i passaggi culturali, i travasamenti, le comunicazioni, i commerci che avvenivano nel Neolitico e prima del Neolitico e ancora prima del Neolitico, che sono passati dall'Africa, che c'è stato i salti evolutivi, cioè, si è sempre travasato nell'uomo. Cioè, non è che l'uomo un giorno ha scoperto che le erbe guariscono. L'uomo da milioni di anni sa queste cose, per cui a volte noi davanti delle erbe abbiamo delle intuizioni. Sì. Quando Paracelso
ha scoperto che c'è un fiorellino, adesso non mi ricordo più il nome del fiorellino, ma non ha importanza, che cura gli occhi, no? Cioè lui ebbe l'intuizione che questo fiore potesse essere utile per curare gli occhi. Tilladonia, mi sembra. No, non so il nome, non vorrei dire una cazzata, comunque vabbè. E lui dice, io l'ho scoperto per analogia, siccome il fiore assomiglia all'occhio, no, sicuramente questo fiore assomigliava all'occhio. In realtà l'analogia è stata solo una spiegazione efficace, un giudizio di necessità. Lui ha avuto l'intuizione che con quel fiore si poteva portare dei benefici agli occhi, ma la conoscenza era estremamente antica, cioè era all'interno della specie, cioè noi abbiamo tutta la conoscenza e tutti i nostri avi di milioni e milioni di generazioni. Pertanto noi abbiamo sempre conosciuto la vita, abbiamo sempre rapporti con la vita, abbiamo sempre trasformato noi stessi, ci siamo sempre modificati. Non è che un giorno sti buana adoravano Zeus, poi arriva Socrate e poi è arrivato l'inviato del Dio padrone. No, queste sono cazzate che vengono raccontate da delle persone assolutamente imbecilli, truffatori, ladri, delinquenti, stupratori, bambini, perché questi sono i loro interessi che vanno a costruire l'imbecillità per impedire agli uomini di non costruire e manifestare la magia. Perché alla fin fine è questo, manifestare la magia dentro all'uomo cos'è? È manifestare gli dèi che gli uomini hanno dentro. Alla fin fine questa è la magia. Sì, no, ma infatti io stavo sorridendo mentre Claudio diceva appunto il discorso dell'analogia, perché avevo qua un ritaglio che volevo commentare, visto che Claudio tira in ballo questo, lo commento già adesso. È un articolo che è apparso il 16 giugno fa, gli alberi usano i funghi per cercare minerali. E dice appunto, alcune specie di alberi sanno sfruttare le capacità di certi funghi di scavare per ottenere minerali di calcio utile al loro metabolismo. Di conseguenza, salto l'articolo qualche più lungo, di conseguenza gli abeti ricchi di funghi scavatori possono sopportare meglio le piogge acide che impoveriscono il suolo di calcio rispetto ad alberi come l'acero, che sono meno dotati di preziosi funghi. E lo studio appunto dimostra questa capacità degli alberi di vivere in simbiosi e di utilizzare questo. Logicamente questo significa che tutta quanta la specie non è autosufficiente, cioè nel senso che non è autarchica come il Dio creatore, ma che tutta la specie si rende conto che per vivere deve vivere in relazione con qualcos'altro, deve interagire con gli altri, non può annientare gli altri, e soprattutto si rende conto che esiste meglio, che è meglio creare l'intesa, che è meglio creare la collaborazione, perché questi alberi potevano dire possiamo sviluppare noi questa capacità, ma perché dobbiamo sviluppare una capacità quando se noi non andiamo a annientare questi funghi possiamo vivere meglio e possiamo vivere assieme? Ma tu pensa, noi questo lo sappiamo, ma pensa che una volta per bloccare i conigli hanno avuto la bella idea, in Australia questo, non sai che hanno il problema dei conigli, di importare la malattia dei conigli che non c'era in Australia, non mi ricordo il nome. Comunque questa malattia fece è una malattia virale, batterica, se non mi ricordo, comunque fece strage di conigli, proprio li ha letteralmente sterminati, ne rimasero pochissimi. Dopo un po' qui i conigli continuano a proliferare, cioè, è vero, sono diventati immuni, erano immuni, però in effetti non è soltanto una questione di essere immuni, perché la malattia continua a vivere in mezzo ai conigli. In pratica la malattia cosa ha detto? Cioè i batteri cosa hanno detto? Se io ammazzo tutti i conigli, come faccio io a modificarmi e a esistere? Cioè, per cui c'è stato un accordo, per cui alcuni deboli moriranno chiaramente, ma i più forti saranno dei portatori sani, cioè continueranno a incubare quei virus. Cioè, state attenti, quando io vi dico il mondo è fatto da dei e gli dei ci guardano e ci chiamano, non pensate come una cosa aerea, sì, pensate come una cosa magica, come una cosa anche fortissima, ma vedetela nella quotidianità. Sì. Cioè, se voi sulla pianta del davanzale che avete avanti a casa non vedete un dio, non saprete nemmeno scorgere gli dei quando si presenteranno in tutta la loro forza, non saprete neanche chiamarli dentro di voi. La magia è una cosa che sì, va bene che ci sia come idea, ma deve essere una manifestazione del soggetto, però viene manifestata dal soggetto solo se il soggetto riesce a guardare il mondo con gli occhi di un dio. Cioè, guardare il mondo con gli occhi di un dio significa scorgere gli dèi nel mondo. Così lo posso dire. No, ma infatti appunto quello del rapporto con le cose non va vissuto come un elemento stupefacente, incredibile, ma va vissuto nella continuità, cioè nel senso che non ci deve essere una frattura fra la realtà quotidiana o come viene chiamata la realtà mondana è una realtà sacra, perché non esiste questa separazione per i pagani, cioè in quanto tutta la realtà è sacra e tutto interagisce continuamente, cioè non esistono
un calendario liturgico in cui certi giorni sono... Certo, esistono delle simpatie, esistono delle simbiosi. Appunto, come dicevamo prima, come esiste l'abete che è più abile a intrecciare una relazione con un fungo scavatore rispetto all'acero che non riesce a farlo. Di conseguenza è una condizione relativa della persona, di certe persone che sentono di più con certe cose. Però nessuno è assoluto, cioè ognuno sviluppa in base alle proprie capacità, in base alle proprie scelte. Di conseguenza, sì, per i pagani esiste un calendario che è sacro, però tutta la vita è sacra. Sì, ma hai visto com'è il calendario di Roma antica? Non c'era un giorno che non fosse sacro, sì. Cioè, nel senso che la quotidianità che è sacra. Sì. No, ma difatti, ad esempio, noi stiamo cercando di elaborare per un nuovo sito un calendario e metteremo dentro soltanto poche pagine, perché la mole di festività è una cosa incredibile, cioè nel senso che le festività che avvenivano in ogni giorno erano talmente tante che c'era la possibilità di scegliere e soprattutto non si imponeva, cioè nel senso che logicamente ognuno poteva manifestare un proprio calendario e fare delle proprie scelte, però usare un calendario non implica che alcuni giorni sono migliori degli altri. Alcuni giorni possono essere più affini, ci possiamo trovare meglio, certe energie si possono incontrare meglio, però per i pagani non c'è questa separazione sacro-profano, mondano o ultraterreno, cioè non esiste, perché tutto quanto è nel presente, perché una cosa fondamentale, ricordiamolo, per ogni paganesimo è il presente, e il presente va sempre vissuto, cioè non esiste un qualcosa che era un migliore alle nostre spalle, come nei cristiani la rivelazione originaria, come non esiste un futuro migliore, come pensano i monoteisti, con la fine del mondo, il giudizio universale e la fine della storia. Cioè queste sono due condizioni assurde che non... Sì, esatto, che per noi non esistono. Cioè, il presente è il momento che stai vivendo e va sempre vissuto al meglio, non è peggiore e non sarà peggiore. Se sarà peggiore del tuo futuro o migliore dipenderà sempre dalla tua capacità di agire o di interagire, dalla tua capacità di comprendere, dalla tua capacità di osservare. Bene, passiamo a Zeus in Orfico, profumo di Zeus folgoratore. Padre Zeus, che corre in alto, guidando l'universo splendente di fuoco, scagliando l'altissima luce del lampo etereo, che scuoti con i tuoni divini la sede dei beati, accedendo alle correnti nuvolose il lampo ardente, scagliando nei fragorosi flutti avampanti, con dardi coprendo tempeste, piogge, uragani, fulmini potenti, ardenti, potenti, orribili, violenti, tremenda arma alata che sconvolge i cuori e fa rizzare i capelli, improvviso, tonante, sacro, dardo invincibile, impeto che ingorghi di fragore infinito, tutto divora, infrangibile, irascibile, irresistibile, uragano, dardo celeste, aguzzo, del Cataibates che incenerisce, che terra e mare temono quando rifulge, le belve tremano quando lo strepitio giunge all'orecchio, risplendono i volti alle luci, rimbomba il fulmine nella cavità dell'etere, squarciasti il manto celeste, velo lanciando la candida folgore. Ma beato, l'ira profonda scaglia nei flutti del mare, sulle cime dei monti, la tua forza tutti conosciamo, ma compiaciuto degli bagioni, dà alle menti tutto ciò che è conveniente e un'esistenza che allieta l'anima e insieme salute sovrana, e la dea pace che alleva i fanciulli splendidamente onorata, è una vita sempre fiorente di pensieri sereni. Questo inno, vi ricordo sempre che Inni Orfici è tratto dall'edizione Lorenzo Valli, la traduzione Gabriella Ricciardelli. Questo inno orfico dedicato a Zeus è molto diverso dal precedente. In questo inno troviamo la forza della trasformazione, la determinazione del Dio a costruire le condizioni attraverso le quali la vita potesse germinare. Da qui l'intero cosmo che fiammeggia e che arde dei fulmini lanciati. In questo inno c'è la rappresentazione della trasformazione di tutto l'esistente. C'è il trionfo di Zeus nella titanomachia e il raggiungimento del suo diritto a costruire le condizioni che gli reputa opportune per costruire la vita sul pianeta. La rappresentazione di Zeus e la sua manifestazione è una scena apocalittica, come è avvenuta all'inizio della vita sul pianeta, i sconvolgimenti della crosta terrestre, il movimento dei continenti, il fragore delle tempeste all'interno del pianeta. Zeus è l'atmosfera. Per l'essere Urano, questa atmosfera si trasferisce nell'intero cosmo, dove il cosmo nel suo insieme è pieno di pianeti, dove ogni Zeus costruisce le condizioni affinché l'essere natura Era possa germinare e costruire le sue strategie d'esistenza. Quando nella titanomachia, leggiamoci cosa ci racconta Esiodo della titanomachia a proposito.
Così disse, e lo lodarono gli dei dispensatori di beni, ascoltando le sue parole, e desiderio di guerra prese il loro cuore. Ancor più di prima, e una battaglia terribile risvegliarono. Tutti dei e dei, in quel giorno, gli dei titani, e quanti erano figli di Cronos, e coloro che Zeus dall'erebo sottoterra condusse alla luce, terribili e forti, armati di tremenda violenza, 100 braccia dalle loro spalle si alzavano, e tutti ugualmente, 50 teste a ciascuno, dalle spalle nascevano sulle forti membra. Essi allora contro i titani si levarono in lotta terribile, rocce scoscese dalle forti braccia serrando, i titani per contro rinforzarono le schiere, risoluti mostrarono insieme l'opera di mani e di forza, gli uni e gli altri, e terribile intorno muggiva il mare infinito, e la terra molto rimbombava, gemeva il cielo ampio, scosso e fin dal basso tremava il grande Olimpo. Allo slancio degli immortali, e il tremore giungeva profondo al Tartaro oscuro e dei piedi impetuosi il rimbombo dell'indicibile battaglia e dei colpi violenti. Così dunque gli uni contro gli altri lanciavano i dardi luttuosi, e giungeva al cielo stellato il grido delle due parti, che si innalzava mentre si urtava con grande tumulto. Né più oltre Zeus tratteneva il vigore, ma lui il cuore fu pieno di forza, e tutta mostrò la violenza. Intanto dal cielo e dall'Olimpo veniva lampeggiando senza posa, e le folgori, fitte insieme col tuono e col lampo, violavano, volavano dalle mani forti che ruotavano la fiamma divina. Più volte attorno la terra nutrice crepitava, bruciando, e gemeva intorno al fuoco la grande indicibile selva, bolliva la terra tutta, i flutti d'oceano e il mare infecondo, un caldo vapore avvolgeva i titani dalla terra, e la fiamma giungeva alle nubi divine. Indicibile allora accecava gli occhi, per quanto forti essi fossero, il lampeggiare e bagliava dei fulmini e dei baleni, un ardire prodigioso penetrava caos, e pareva davanti agli occhi a vedersi il suono, ad udirsi agli orecchi, come quando Gaia ed Urano ampio di sopra si scontrarono, tanto infatti il grande fragore sorgeva come se l'una rovinasse e l'altra crollasse sopra di lei, tanto fragore nasceva dagli dei che si scontravano nella lotta, e insieme i venti, tremore e polvere turbinavano in alto, il tuono, il lampo e la folgore lampeggiante, armi di Zeus grande portavano a strepito e grida. Nel mezzo degli uni e degli altri un fragore terribile nasceva dalla tremenda lotta delle loro imprese, appariva la forza e inclinò la battaglia, ma prima gli uni contro gli altri ostinati saldi avevano lottato in aspra battaglia. Ed ecco l'essere natura, dopo la grande battaglia di Zeus contro gli elementi primordiali, le forze che costruiscono l'esistente, diventare colui che costruisce le condizioni adatte per la vita, dove la vita nelle sue lotte d'esistenza modificano il divenire di Zeus stesso. Così dopo la battaglia di Zeus folgoratore possiamo dire, come commentai leggendo la Teogonia Esiodea, ecco il bambino, mentre manifesta le intenzioni attraverso le quali assumersi la responsabilità della vita. Devo uscire da questa trappola, affermò il bambino nel ventre della madre. Così disse, e lo lodarono gli dei dispensatori di beni, ascoltando le sue parole, e desiderio di guerra prese il loro cuore. Ancor più di prima, e una battaglia terribile risvegliarono. E se qualcuno ha dei dubbi che nascere non sia una battaglia terribile, veda di andarsi a vedere qualche sala parto. Tendiamo sempre a pensare al rumore di spade e fucili quando pensiamo alla guerra, ma non è una guerra meno dura e meno totalizzante quella del bambino che combatte per uscire dalla vagina della propria madre. Così non è una guerra meno dura e meno totalizzante quella che fece Era, l'essere natura, per germinare nelle condizioni che Zeus aveva stabilito subito dopo aver avuto lo spazio d'esistenza strappato ai titani. Così noi omaggiamo Zeus folgoratore e consideriamo le condizioni che gli ha costruito funzionali al nostro divenuto. Se Zeus è padre degli dei Olimpi, lo è in virtù delle sue folgori, e proprio in virtù delle sue folgori su questo pianeta è germinata la vita. Quando guardiamo i fulmini e le saette dei temporali degli uragani, pensiamo che quelle sono parte dell'origine della vita su questo pianeta. Anche con questo cambierà il nostro modo di guardare il mondo, e il piacere della vita che germina si distende e tenta di espandersi nel mondo ci attraverserà in tutta la sua magnificenza. Se noi che viviamo come esseri della natura non cogliamo la magnificenza della vita, delle sue diversità, delle sue manifestazioni e dell'oggettività che ne ha permesso il germinare, spiegatemi voi che cos'è per voi la magnificenza. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiamo l'anticristo, e passiamo subito a Zeus lampeggiante. È piuttosto breve questa.
Zeus lampeggiante, invoco il grande santo dalla forte dal forte fragore, da ogni parte visibile d'aria scintillante dalla corsa di fuoco, che splendi nell'aria, che lampeggia la luce con la voce delle nuvole, che corre strepitando raccapricciante all'ira profonda, invincibile Dio santo. Zeus lampeggiante, generatore di tutto, re grandissimo, affinché porti benevolo un dolce compimento di vita. Che cos'è quest'inno? È un tentativo di incatenare il Dio affinché ci cammini a fianco. Non è una supplica, non è un atto di sottomissione che chi lo scrive rivolge al Dio, è un riconoscimento delle peculiarità del Dio. Quest'inno obbedisce all'imperativo di chi afferma: guarda che io ti ho riconosciuto, io elenco i tuoi attributi, proprio perché io ti ho riconosciuto in quanto Dio, parte del mondo in cui vivo, tu devi affiancarmi benevolo nel compimento della mia vita. Questo inno può descrivere molto bene la differenza che c'è fra una supplica fatta dai cattolici è il modo di rivolgersi al Dio che i pagani hanno riconosciuto nel mondo circostante. L'inno orfico fa parte dell'antico sentire religioso che va spegnendosi nella Grecia antica, nell'ultimo sussulto dei neoplatonici, ma ha ancora in sé la capacità di esprimere il Dio di chi quell'inno evoca. Ti riconosco, Zeus, sei grande, enorme, gigantesco. Senza di te la vita non sarebbe, né sarebbero le contraddizioni dell'esistenza. Per cui, vedi di darmi una mano nelle mie sfide della mia vita. Non viene manifestata sottomissione, non viene manifestato un atteggiamento di dipendenza, ma viene manifestato l'atteggiamento che un pagano politeista ha con i suoi dei. Io, come pagano politeista e apprendista stregone, affronto la vita, io combatto le mie battaglie, io trionfo o sono sconfitto. Tu che sei più grosso di me, vedi se ti è possibile darmi una mano. Se però una mano non me la dai, io faccio lo stesso. Continuo ad affrontare la mia vita, continuo ad attrezzarmi per affrontare le mie contraddizioni, continuo ad arare il campo per provvedere per il domani. Non è che tu non mi aiuti, se tu non mi aiuti io non faccio nulla. Non sono in attesa della tua provvidenza, io agisco, costruisco le mie strategie, tento di soddisfare il mio intento. Io comunque do l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Tu che sei più grosso, sii benevolo, affinché io possa più facilmente portare a termine la mia vita e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Sia chiaro, se tu non sei benevolo, io faccio lo stesso. Ciò non toglie che io continui ad ammirare le tue trasformazioni che ti hanno portato a diventare il grande santo dal forte fragore, da ogni parte visibile, d'aria scintillante, dalla corsa di fuoco, che splendi nell'aria, che lampeggia la luce con la voce delle nuvole, che scorre strepitando, raccapricciante dall'ira profonda, invincibile Dio santo, Zeus lampeggiante, generatore di tutto, re grandissimo. Leggendo questo breve inno, potete cogliere la differenza che c'è fra il cristiano che prega il suo Dio e un pagano politeista che invoca gli dei, o quel Dio che in quel momento riconosce nel mondo in cui vive. Claudio Simone, il meccanico, per il disastro, ora guardiamo l'anticristo. E mi sembra che sia anche abbastanza chiaro. Sì. Beh, a parte che il corso di Giove, gli attributi di Giove sono moltissimi, appunto, pur avendo moltissimi attributi e moltissime qualità e moltissime capacità, non si è mai fatto e nessuno mai l'ha considerato Dio unico, è stato considerato all'interno di un pantheon, all'interno degli altri dei. Infatti in questo senso potremmo aggiungere quello che dicono gli inni orfici, quello che dice ad esempio l'inno omerico a Zeus. Zeus dice appunto a Zeus: Zeus fra tutti gli dei il più grande canto, il più forte, onnipotente, che mira lontano e tutto governa e parla con Temi, che attenta, siede al suo fianco, in saggio colloquio. Cronide, che miri lontano, tu grande, tu glorioso, sia a me propizio. E diciamo che pur essendo molto stringato e contenuto questo inno omerico a Zeus, andando a interpretarlo ci dà una moltissime informazioni. Ci ha messo Temi, non so se avete presente, allora, lo spiego in due parole, sì. Temi, la giustizia universale, cioè sì. La giustizia universale che anche nei confronti di Zeus, cioè non è che Zeus sia al di fuori della giustizia universale, Zeus è all'interno della giustizia universale, per cui se Zeus non potrebbe mai fare il macellaio di Sodoma e Gomorra, proprio perché è affiancato a Temi. Cioè se noi andiamo a prendere cosa dice di Temi, un testamento di ci fa: il suo nome significa propriamente la norma, la regola naturale, la legge della convivenza degli uomini tra loro e degli uomini con gli dei, e vale anche per gli dei. E aggiunge appunto, diciamo, la mitologia, essa è presente nell'assemblea degli uomini e governa per ordine di Zeus anche quelli degli dei.
cioè nel senso che anche gli dei e Zeus stesso, pur scegliendo qualcuno che decida, si sottopone alla norma, si sottopone a una legge naturale. Ma d'altronde, qua si dice chiaramente, già stesso Omero dice, fra Zeus è il più grande all'interno degli dei, nel senso che la sua misura non è data dall'essere unico, ma dall'essere all'interno degli altri dei, e fra gli altri dei si distingue, ma non è superiore agli altri. Dice il più forte, il più onnipotente, che mira lontano, cioè logicamente come una divinità che all'interno di un pantheon deve osservare il futuro, deve essere presente a questo, ma subito aggiunge che tutto governa, e il governare è un atto tipico del presente, cioè uno governa ma deve vedere il futuro, però deve essere responsabile, deve seguire concretamente il suo agire, il suo dettame, la sua legge, e dice chiaramente, parla con Temi, cioè non impone a Temi, non è autosufficiente, non è come il dio dei monoteisti che ordina ed esegue, no, dice, lui parla con Temi, cioè qual è un governante assoluto, il più potente, che è disposto ad accettare di subire una legge e di ascoltarla, e dice che attenta siede al suo fianco, cioè dice la legge Temi non concede attenuanti, non concede possibilità di errore, è attenta al suo fianco e sta al suo fianco in saggio colloquio, il che vuol dire che sia Temi sia Zeus apprendono delle cose, si dicono delle cose, nessuno ha l'arroganza di dire io sono superiore a te, io sono il Dio assoluto, io sono il Dio del Pantheon, il Dio dell'Olimpo e tu mi devi obbedire, e la legge non è così forte da dire io sono inviolabile, io è una legge ferrea, io non sono i 10 comandamenti, io mi rendo conto che secondo quella che deve regolare la vita degli uomini, devo interagire con gli uomini, devo interagire con gli dei, devo essere in colloquio, non posso essere fissata come fanno i monoteisti all'inizio del tempo, della creazione, per mettere 10 comandamenti, questi 10 comandamenti non possono essere più modificati, no, io vivo con gli uomini e assieme agli uomini cammino, assieme a chi governa come Zeus parlo. Ma ricordiamoci che Zeus non c'è negli gnorfici perché sono tardi, ma in Esiodo lui fagocita meti, cioè lui ha la necessità di trasformarsi, a fagocita se si mangia meti che brutta cosa, in realtà lui fa propria l'intelligenza progettuale, il nous, cioè praticamente meti non è altro che questo tipo di intelligenza, cioè l'intelligenza che progetta il futuro. Bene, Zeus è mancante dell'intelligenza che progetta il futuro, lo riconosce e glielo dicono gli altri dei, perché tu manchi proprio di questo, e questo sarà quello che ti farà saltare dal trono, e Zeus in quel momento sente il bisogno di cambiare e fagocita meti, che è una cosa che è impensabile dal punto di vista di ogni divino monoteista, cioè il dio che si trasforma, no? Cioè è allucinante, insomma, invece ha questa necessità e fa questa operazione. Sì, ma poi tutte quante le divinità sono consce e si comprendono, sanno la loro dimensione, sanno i loro spazi, ma soprattutto sanno interagire, soprattutto si rendono conto che non sono statiche, soprattutto si rendono conto di non essere state create all'inizio e di essere statiche e immutabili, si rendono conto che loro, essendo nella vita, hanno un fluire della vita, un fluire dell'esistenza, hanno un divenire, hanno un presente, hanno un futuro, hanno un camminare, hanno un mondo su cui vivere e cui devono percorrere, e anche loro devono compiere le loro esperienze, anche loro devono comprendere, anche loro vogliono conoscere, anche loro sono desiderosi, ma anche loro devono fare, non comandano soltanto. Quando Zeus decide di rapire dalla Fenicia Europa, non manda un angelo, non ordina all'Europa, dice con i tuoi piedi vieni qua, arrangiati, cammina perché devi soffrire, no, lui porta, si reca lì, ma logicamente si reca lì e compie lui il gesto, cioè nel senso che si tramuta in toro, cioè nel senso che è un sintomo di trasformazione continua, perché si rende conto che col mutare della realtà le trasformazioni delle persone sono essenziali, e logicamente prima manda un sogno premonitore, spiega a Europa perché deve seguirlo, promette qualcosa ad Europa, non li impone, non dice no, non gli dice io sono il dio superiore dell'Olimpo e tu mi devi obbedire, no, io vieni con me perché io ti offro questo, ti darò questo, manterrò la mia promessa. Ma anche quando le varie avventure, no, che trovi in giro per la mitologia, no? Anche quelle, diciamo così, che vengono usate in maniera spinta, tu non trovi mai la molestia, no? Cioè
nel senso che non dice io sono il Dio e tu devi fare quello che voglio io, esatto. Ma si ricorre alla furbizia, cioè si ricorre a furbizia, al trucco, alla persuasione, alla seduzione, esatto, cioè al giocare sulle necessità. Ma non c'è mai la molestia di dire mi sol paron, ti devi a fare quel che voglio io perché mi sol paron. Questo nella mitologia voi non lo troverete mai. Magari troverete anche degli atti poco nobili che noi consideriamo ignobili, ma fanno parte del gioco della vita. Mentre invece il fatto ti devi fare questo perché mi sono il tuo dio, il tuo paron, questo non esiste proprio nella mitologia. Questa è un'invenzione veramente monoteista. Sì, ma il fatto, c'era anche negli stati civili, ma dal punto di vista religioso sì, ma il fatto stesso che a Zeus gli venga attribuito il discorso del fulminatore o di quello che manda i fulmini, è chiaro che lui deve manifestarsi continuamente, cioè nel senso che non può dire, non delega agli altri, è lui che direttamente si manifesta, cioè è lui che dà continuamente un segno della sua potenza, è lui che si fa vedere, però quanti sono i fulmini e quanti sono i fulmini dannosi, cioè nel senso che si rende conto che il suo agire può essere dannoso, però la sua manifestazione non è mai totalmente dannosa. Lui, essendo poi una divinità dell'atmosfera, logicamente essendo una divinità legata anche al cielo, perché basta pensare anche alla trasformazione in pioggia d'oro, cioè implica un qualcosa, il fatto che si trasformi anche in un toro, implica un potere, implica una potenza, implica una capacità, cioè non ha i piedi alati come altre divinità. Lui è un dio possente, è un dio con la carica, di conseguenza anche le sue trasformazioni sono in questo senso, cioè, ma logicamente poi presiede vari luoghi, perché basta pensare che ad esempio esiste anche un Giove summano, e summano è il monte in cui i folgori compaiono al mattino, ma logicamente... No, sì. Comunque è stranissimo anche questo, questa personalità, perché non è mai stata ben inquadrata, però in effetti anche Dumezel è concorde nel fatto che un Zeus, cioè un Giove, è una manifestazione di Giove in una certa categoria. Però è lo stesso abbastanza, diciamo così, deve ricorrere Dumezil alla mitologia indiana per riuscire a scoprire che fare un'azione in una certa situazione è diverso che fare la stessa azione in un'altra situazione, per cui effettivamente è una cosa che appartiene alla notte questa. Sì, beh, a parte che appunto, cioè, non esistono delle cose che sono assolute, cioè non esistono dei comandamenti o dei dettami come nel monoteismo in cui le cose sono letterali, nel senso che le cose non sono mai letterali, le cose devono essere sempre adeguate ai tempi, alle circostanze, devono essere, però questo implica che se le cose devono essere adeguate ai tempi, l'osservazione della realtà. Infatti. Implica agire nella realtà, significa comprendere, conoscere la realtà, significa anche comprendere con chi vai a agire, e di conseguenza anche questo è significativo, cioè nel senso che noi abbiamo sempre, in tutte le emanazioni divine, non abbiamo il terrore, la paura, non abbiamo lo spavento, cioè, ma tutti quanti sono in grado di interagire, nel senso che anche quando ci sono delle divinità che vengono catturate dagli uomini per la propria necessità, l'uomo le cattura se ha questo bisogno, cioè gli impone qualcosa, però logicamente non gli impone qualcosa di danno per averne un beneficio, e Zeus stesso appunto ha dei desideri, ma sai che i suoi desideri potrebbe realizzarli come farebbe il dio dei monoteisti soltanto così perché vuole, ma lui non comanda questo, lui agisce, lui fa, cioè lui dà una dimostrazione anche di comportamento, ma agire e manifestarsi significa anche sottoporsi al giudizio di chi ti osserva, cioè significa che qualcuno potrà portare traccia del tuo comportamento, qualcuno potrà anche giudicare e qualcuno andrà anche a riportare questo, significa soprattutto non imporre delle affermazioni ma essere in contatto con gli altri. Un messaggio in chiaro per i monoteisti, mentre il dio dei monoteisti, il dio dei cristiani non esiste, no? E comunque lo collocano in un reparto che dove è assolutamente inesistente. E per noi Zeus esiste anche nel mondo della ragione, perché nel mondo della ragione noi abbiamo l'aria, Zeus è l'atmosfera e ha un corpo fisico, Zeus, che è l'atmosfera, e ha anche un corpo progettuale, ma questo corpo progettuale è fuori dalla ragione, ma solo perché noi siamo abituati a pensare l'aria come un qualcosa di senza coscienza, perché proiettiamo noi stessi, la nostra pazzia, la nostra follia di essere creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone sul mondo,
per questo non siamo in grado di fondere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Ma ricordate che Zeus lo respiriamo, è materia pura, Zeus lo inquiniamo, Zeus lo trasformiamo. Pensate nel brodo primordiale, i primi esseri che hanno trasformato l'atmosfera di ammoniaca in un'atmosfera di ossigeno. Per cui Zeus è in continua trasformazione, perché Zeus è l'atmosfera, però l'atmosfera non è aria amorfa, ha una coscienza, una consapevolezza, una progettualità, che non gliene frega niente di darti i numeri dell'otto, che non gliene frega niente se vai a sbattere con l'automobile, che non gliene frega niente se hai un tumore sul cervello, che non gliene frega niente se di te se arriva un'inondazione. Se è chiaro questo, non gliene frega assolutamente niente, a meno che non siate in grado di esprimere lo Zeus dentro di voi e mettere in atto delle azioni strategiche che richiedono l'intervento di Zeus, perché questo è importante anche per Zeus. Ma questo di solito lo fanno gli stregoni. O imparate a guardare il mondo come ente vivente, come dei, e allora gli dei vi cammineranno a fianco, o continuate a guardare il mondo come monoteisti, e allora col capo. Sì, ma infatti per dare anche una dimostrazione della distanza enorme che può esistere tra una visione del monoteismo di un Dio e la visione concreta di Zeus, cioè basta pensare sul fatto della nascita, cioè che nessuno mai si preoccupa di cosa mangia o di come vive il bambino Gesù, cioè nel senso che lo mettono lì in mangiatoia, e invece noi sappiamo che quando viene portato a Creta è una capra che lo nutre, cioè nel senso che si rende conto che anche la divinità sì, deve avere qualcuno, deve, ma qualcuno che se ne cura, qualcuno che, cioè, non gli viene amata la manna dal cielo, cioè nessuno delle divinità si rendono conto che le divinità, essendo divinità della terra, devono trovare l'alimento nella terra, devono trovare l'alimento su questo pianeta, un alimento che può essere, che è condiviso dagli uomini, cioè nel senso che si rendono conto che quello che alimenta l'uomo può alimentare anche gli dèi. E Amaltea, che è una capra, se ne prende cura di questo, e logicamente non esistono interventi, basta pensare al discorso dei fondatori di Roma, cioè nel senso che non esiste un intervento divino che manda la manna, ma è una lupa, cioè un animale che se ne prende cura. Ma per questo gli animali non sono considerati inferiori, sono considerati che interagiscono con gli uomini. Nessuno pone il problema di se fa come il dio dell'Olimpo allattato da una capra perché viene abbandonato su a Creta. Che umiliazione! Dillo alla capra, io sono un dio, ti dice. Sì, difatti, ad esempio, c'è bellissimo un racconto di Eni in Dei in Esilio, in cui dice che appunto quando Zeus sfugge in un'isola del nord, con lui si porta la capra, cioè nel senso che questa compagna sua dell'infanzia rimarrà la compagna anche della sua vecchiaia. Però questa capacità e questa necessità di vivere come vivono gli uomini è indice della superiorità della condizione umana e della capacità di crescere, perché logicamente anche il fatto che sia una divinità che lo porti a Creta non lo porta in un luogo irraggiungibile dagli uomini, lo porta su un'isola, lo pone su un monte, ma questa divinità si rende conto che non può essere staccata dalla materialità, infatti, che deve essere una capra che la latta. Bene, Francesco, cambiamo gli argomenti? Andiamo come stampa? Come vuoi, d'accordo? Come vuoi. Io devo fare un saluto particolare. Sì, se me lo vai. Non so problema, figurati. Sono andato in fabbrica a lavorare, faccio il turnista in una fonderia, no? Vi ho detto. A un certo punto sono entrato in spogliatoio e ho detto, oh fiore, ma è possibile che a me mi sbaglia il nome? Io mi chiamo Claudio Simeoni, non Simeoni. E allora ho visto che uno mi ha guardato in maniera strana e fa, ma tu sei quello che trasmette da Radiogamma? Sì, sono io. Bene, allora saluto questo radioascoltatore che è un radioascoltatore che sia lui che tutta la famiglia ascoltano a Radiogamma, che non ha compresa. E sono legati alla radio più che altro, no? Cioè sì, ascoltano la radio non proprio a questa trasmissione, ma comunque a questo, per farvi capire l'indice, insomma, che ha questa radio, insomma, di ascolto che è in giro. Allora Claudio della quinta squadra, la fabbrica, lo sanno loro chi è, Claudio di Maerne, ti saluto da Radio Gamma, ciao. Sì, ma insomma, i saluti sono obbligatori quando si conoscono delle persone, così anche giusto. Sì, poi ci ha mandato una cartolina Susanna, a proposito, non te l'ho neanche detto, dalla Calabria, Punta Vaticano, con una strega in cartolina.
visto che c'è una cosa, visto che siamo diciamo in cose così in varie comunicazioni, io ricordo una cosa. Ho sentito Franco e Franco sta andando avanti con masterizzare gli ultimi periodi. Ah. Ecco, se la Francesca riesce a mettersi in contatto con me, io non ho problemi a andarla a trovare o per recuperare le cassette, nel senso che appunto Franco appunto ci terrebbe avere le cassette a disposizione per le masterizzare gli ultimi mesi che mancano e avrebbe bisogno di queste cassette proprio per i periodi che non sono coperti. Perciò se la Francesca ha problemi di spostamento di posti, non si crei problemi, non si crei scrupoli, basta che si metta in contatto e noi in qualche maniera recuperiamo la cosa. Franco, sapete, è un tipo molto pignolo, di conseguenza ci tiene ad avere la massima disponibilità tecnica degli strumenti per incidere meglio le trasmissioni, perciò siccome lui ha registrato, aveva sentito che diceva che aveva le trasmissioni iniziali di questa radio, cioè parlo appunto del periodo del 96 97 si, 97 sì, sì novembre 96 e appunto primi mesi del 97, se appunto riesce la Francesca a farceli avere andiamo a recuperarli, non è un problema, insomma sarà lautamente compensato. Bene. Allora, io avrei solo una cosetta da dire e dopo ti lascio parlare fino ai telefoni. Solo una cosa, perché voglio dirla in questa trasmissione e non in quella serale. È una cosa un po' particolare. Voi sapete che c'è stato il congresso americano dei cattolici sulla pederastia.